Benvenuti in questa nuova videoguida di Lego Lo Hobbit, nel quale ci sarà un gameplay in cooperativa, pensate un po', dove sbloccheremo tutto, i mini kit, il bozzetto per il fabbro e gli oggetti, incredibile! Tutta questa bellissima guida può essere utilizzata in due modi, uno andando in descrizione, cercando il minuto esatto di quello che volete guardare, nel caso proprio voi non sapeste cosa cercare, quindi andate lì, guardate il minuto e niente, vi dico cosa c'è. Sì, oppure vi guardate tutta la guida e magari fate un paio di risate. Qualcuno dice che siamo simpatici, ma io non ci credo, quindi è una falsa. Vabbè, guardate il video. La sigla vera arriva adesso. No. Tre mini kit in corsa, no. No. Ecco. Va bene. Se dobbiamo fare, li facciamo. Ah, perché lui corre veloce? Con tutto quello che c'è addosso. Io ovviamente uso una persona, il pescatore. No, vabbè, Sauron è il pescatore. Forza. Forza. Dol Guldur, cosa? Siamo Dol Continuing Guldur. their journey, an ill feeling befell the Salta. company. E questo video iniziale dura 3 anni ed è brutto. Salta. Oh mamma, io sto a destra, sto a sinistra, sto a sinistra. Ah, se serviamo i soldi, teoricamente ci portano i mini kit. Sai che ci muovo. Siamo tutti. Ok, ne avevo perso uno. Diciamo che l'ho perso io. Ciao. Preso. Azog. Il preparatore. Ok. Wow, Beorn, il profanatore. Oh mamma, lo vedo già da qua. Se lo mancavamo adesso. Cavolo, se non fossi stato così stupido. Vabbè, due su tre li abbiamo presi. Ma in realtà, guardate, non vi facciamo neanche vedere l'interferenza del momento in cui lo prendiamo, vi facciamo vedere l'interferenza soltanto di quando rimontiamo tutto qua. Tanto è lì. Sapete che dovete stare a destra, non come ho fatto io. Sono rimasto a sinistra. Ok, allora, laggiù sì, bisogna curare qualcosa. Ah sì, abbiamo tutto qui. Bombati, l'abbiamo. Bombati. Allora, dov'è Radagast? Eccolo Radagast. Vieni da me. Pescatore, che curiamo questo aggeggio. Prendo un personaggio. Uno scoiattolo davvero. Sì. No, mi ha attraversato i pantaloni, non su te. Perfetto. Progetto. Lì c'è una Scimitri. Quindi Saruland. Fai te? Sì. Sì. Devi stare lontano, sennò è impenetrabile. Ah, sarà una nuova zona, sai? Perché io non te l'ho ancora detto, ma questa qua è l'unica zona del livello. Tutto! Mazza! Tutto!
1 su 3, 2 e 3 su 3. Poi io ho aperto una cosa, Mikita, così, via, L'uovo. Ah, giusto, prendi l'uovo. Ma io sono di fuoco! L'uovo, qua c'è un'altra cosa. Mi piaceva l'uovo. Abbiamo usato un uovo di drago. Con la barba è bellissimo poi. Cos'è il bavagli? Trova molto altro bottino commestibile. Ah, aumenta. È il bambino da cucina. Sì, aumenta tipo le carote, il pollo, queste cose qua. Ah, guarda un po'. Dov'è? È il rosso. Ma questo non è il rosso. È il pesce operaio. Ok, solo che... Ok. Cribbio. Questa alveare non si rompe? No, perché serve nella storia. E non te lo volevo dire. Guarda. Crisi di identità. Prendi un arco. Sì, tu prendi l'arciere che io ho. Da, senti. Basta. Legolas verde foglia. E buona lei. Ok. C'era anch'io. Ci vedi? Sì, sì. Guarda qua cosa c'è. Oggetto. Io oggetto. Devo prenderlo io. Mi dispiace. No! È una conchiglia! Aquilone di fantasia. Si può attaccare ai ganci Lego, fa volare un aquilone. Sì. Cioè, fa volare un aquilone la formazione, è un aquilone. Oh! L'ape birichina. Questo dicevi! Sì. Adesso leggo la sentita. Ah, manca un sacco di roba. Qui è tutta la destra. Ah, ok. Oggetti abbiamo presi tutti. No, ma che? Siamo a metà degli oggetti e metà dei mini kit. E siamo anche a metà della sala, quindi stai a posto. Abbiamo appena suonato la porta. Stai calma. Guarda qua. Allora, vieni, pesci parito. Qua c'è un sacco di roba da rompere. Io la romperei per prevenzione. Ok. La sopra ho già visto da 3 anni che c'ho un mini kit. Poi lo prendiamo. Prima anche io volevo rompere tutto. Infatti guarda cosa c'è. Trampolaino. Ok. Sei. Dici che ce n'è degli altri in quella direzione là. Adesso facciamo. Era per mandar via le api. Sì, scaviamo. Ah, non l'avevo visto. Non abbiamo nessuno. Ah, Maso. Che idiota. Ah, anello. Arrivo, scusate, sono stupido. Opla. Minchia. Ma complessa. Usate il ventaglio. Ah, oh. Ah, oh. Oh mio Dio. Davvero? No, bellissimo. No, pensavo si potesse volare. Però aspettami. Ok. C'è un mini kit, ma non c'è. Aspetta. Uno su tre. Guarda là. Ho visto una monetina là dietro. Qua c'è un mini kit appoggiato qua. Da scavare. Scavalo. Arrivo. Adesso distruggo tutto. Qua c'è una roccia. Ah, qua c'è il... qua, se guardate me un secondo, c'è il... il secondo base di tronco. No, non è base di tronco, c'è tipo una statua di lupo sopra. Quella. Ah, ok. Intanto tu rompi quello. Vai. 8. Ori. Vado io? Sì. Poi. Il cappello Apollo. Sì, stavo pensando anch'io la stessa cosa. Una capra in bagno. Questa è la picchiarla. Va bene.
E lì c'è una cassa gigantesca di distruggere. Vieni qua. Oh. Ecco, faccio io. Certo. Girati, hai le alette. Mostra. Sostituisce l'aquila. Sostituisce l'aquila da viaggio con un maiale. Ok, dopo a finito fine livello lo facciamo. Lo proviamo. Porca miseria. Lo tengo fisso. Sì. Non muoverlo. Faccio tutto io. Ma... ma c'è un qualcosa di strano di quelle che fanno paura? Prendo io. Sei un pollo con le ali, letteralmente. E lascia piume. Cosa fa il cappello da pollo? Chioccia quando corre e salta. Qua invece? Mi sa che abbiamo preso tutto. No. Manca un minikit. Infatti. Ma mi sa che è di là. Sì, come si torna di là? Dall'albero. Siamo venuti da un albero. Non so come ho fatto, ma ce l'abbiamo fatto. Dov'è la freccia? Sarà dentro casa. No, te l'ho detto, l'unica zona è questa. Ah no, scusami, certo che ne manca uno. Quello della corsa. A posto. Tutti. A posto. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Quindi niente, finiamo velocemente. Con Sauron. Adesso leva su. Ah no, leva lì. Tranquillo, faccio io. Tu monta quello. Quale? Lo saprai. Il ventaglio. Quello? Sì. Io arrivo col mio ventaglio. Quanto è bello il ventaglio. Esatto. Sì, voi tenete duro, grazie. Adesso lei va su, noi andiamo su, fine. Forza, ci abbiamo messo di meno a fare il livello che a vedere l'animazione dell'ape. Esatto. Spara. No. Ok. Oh. Togliti un attimo, scusa. Non è che va abbassato il ramo prima in qualche modo? Ma... no, no, devi salire sul tetto. Ma per salire sul tetto... cioè, posso provare a barare, ma ci vuole tutto un giro. Elfi... no, non si riesce neanche con lui. No, è soltanto che il ventaglio non ce la faceva. Rientra e sali su di me. Un giro assurdo. Blow. Perfetto. Mentre le api fanno il loro video, non me ne frega più niente. Dammi cibo. Dammi cibo, signore pollo. Sei un pollo, uno spollo che mi serve del cibo. Fantastico. Un sogno che diventa realtà. Grazie, così posso rimangiarmi il mio telo mare. Da picnic. Siamo tutti troppo grassi. Vabbè, prendilo te. Perfetto, e abbiamo finito il livello. Ok. È stato impegnativo, devo dire. Yeah! No, dobbiamo assolutamente provare. Facciamo subito. What is that? That is our host. His name is Beorn. Mi fa morire. He's a skin changer. Bam. He's sleeping. Get some sleep, all of you. You'll be safe here tonight. E nel film aggiungeva un forse. Sì. Molto preoccupato.
Che faccia. Ubriaco. Povero Bear. Vediamo cosa ci fa con il kid e poi il maiale volante. Il maiale volante è tutta la nostra vita. Bene, salta. Questo è diventato un magnifico maestro scassinatore nato, vero? Vero Jedi. Pirata autentico, cos'era? È autentico, sì. Pirata autentico. Mago. Ali del contadino. Perché del contadino? Tempiuri da cucina. Aquilone di fantasia. Che è fortissimo. Arco multiplo in mitri. Oh, un arco. Un arco. Mini kit. Un tavolo, quattro sedie. Ah no, le armi. Manca un alveare, non so tanto se lo voglio prendere. Ah, vabbè, tanto lo vedete adesso con l'interferenza fra 5, 4, 3, 2, 1. Siamo di nuovo qua. Dobbiamo provare la Jeju. Subito. Ma stai zitto, Christopher. Christopher. Christopher lì. Faccio io. Abbandona tantissimo. Abbandona. Tengo Gandalf. Vai. Io ho paura di quello che stiamo per vedere. Vai alla contea, che è proprio il posto più lontano. Quindi faremo un bel viaggio. Arriva. Oh mio Dio, Peppa Pig invidioso. È bellissimo. Ma non è bellissimo, è di più, cioè, è un maiale con il mattoncino Lego attaccato sopra con le alette incollate. Si muovono. No, non fa Oink. Fa il suono dell'aquila però. Ma no, dai ragazzi, cioè, non lo so. È la maestria questa. Non so, cioè, non sappiamo che oggetto fare. Ma potremmo fare una corazza con delle alette che quando nel trasporto facciamo un maiale con delle alette. Una miriade di pomodori si sarà preso quello lì. Poi vabbè, qualcuno l'ha salvato in qualche modo. Vabbè. Ed è uscita sta cosa fantastica. Va bene. Addio. Al prossimo video. Incredibile però. Se uno dice ho visto un maiale volante, nella terra di mezzo ci credono tutti.